grazie infinite a tutti, grazie. Noi siamo molto preoccupati per la pandemia, per il virus che ci ha colpito anche molti dei nostri ristoratori, ce n'è qualcuno che è morto, non siamo nemmeno riusciti ad andarli a salutare dignitosamente, ce n'è qualcuno che invece poi a causa di questo Covid morirà la propria azienda. Dopo la lunga diretta di questa mattina che ha seguito le vicende della manifestazione FIPE Confcommercio organizzata in Piazza del Popolo a sostegno dei commercianti, degli esercenti, ristoratori, bar, agenzie di viaggio, tour operator, abbiamo raccolto tantissime interviste, tantissime materiale che adesso andremo a approfondire nelle nostre interviste. Abbiamo raccolto tutti, anche perché quando è nata la richiesta la settimana scorsa era come FIPE, poi è uscito il DPCM di Conte e il DPCM non colpisce soltanto i pubblici esercizi o i ristoranti, ma colpisce tutte le categorie. Metterà a KO tante di quelle ditte, imprese, famiglie, dipendenti, e quella è la più grossa preoccupazione, anche perché nel momento in cui succede una cosa del genere il problema diventa sociale, non soltanto economico. Siamo vicini a queste categorie che vengono duramente colpite da questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato approvato furtivamente nella notte dal Governo nazionale, dal Presidente del Consiglio, mi permetto di dire questo, perché non è stato proficuo il confronto tra le regioni e il Governo nazionale. Sono state adottate delle misure che in parte non condividiamo, perché non utili a contenere la diffusione del coronavirus, che spesso colpiscono categorie che hanno rispettato i protocolli anticoronavirus dettati dal governo nazionale, e oggi si vedono questa beffa. Ormai questa crisi legata alla pandemia sta durando da molti mesi, questo ulteriore decreto crea sicuramente delle grosse difficoltà. Io quello che cercherò di fare è quello anche di chiedere alla Regione un impegno concreto, perché ricordo che la Presidente della legislatura aveva messo oltre 210 milioni di euro, fondi che sono andati a sommarsi rispetto a quello che aveva previsto il governo, quindi che aveva previsto lo Stato. Mi auguro che anche in questa fase la Regione abbia questa capacità di trovare ulteriori risorse per integrare quelle che il Presidente del Consiglio ha, come dire, annunciato come risorse che dovrebbero arrivare entro qualche settimana. Noi siamo stati chiusi, siamo stati messi in nomination la settimana scorsa facendo passare un messaggio che non eravamo a norma, quando dal 25 maggio, scusate il termine, ci siamo fatti un mazzo per sanificare tutto, per tenere le distanze, per abituare i nostri ragazzi a rispettare le regole, per regalargli benessere, regalargli relazione umana. Piano piano stavamo riprendendo, non c'è stato un caso nel tutte le strutture, centri danza e centri fitness di Pesaro, di persone entrate in struttura che ci hanno detto che avevano il Covid, neanche uno. Le agenzie di viaggio e il tour operator hanno chiuso a febbraio e devono ancora riaprire, a parte qualche spicciolo di cassa integrazione non abbiamo visto nulla. Direi che è arrivato il momento che questo governo e che questo silente ministro Franceschini, dove sei, manifestati, prendano una posizione a sostegno delle nostre realtà. Io sono d'accordo che la salute è importante, ma dobbiamo prendere anche iniziative giuste per quello che riguarda il mondo economico. Per quello che riguarda gli alberghi credo che dopo un primo rush sono stati un po' abbandonati dallo Stato. Gli stagionali hanno lavorato sostanzialmente 50 giorni, gli annuali stanno tornando a chiudere perché non c'è clientela, e i tour operator hanno smesso di lavorare nella primavera scorsa e non ci sono prospettive fino al prossimo autunno 2021. Ringrazio Confcommercio, FIPE e tutti coloro che hanno partecipato, perché hanno dato una testimonianza di come si manifesta pacificamente. Detto questo, noi siamo solidali con loro, perché quello che stanno vivendo è una situazione veramente imbarazzante. Cioè, il governo ha creato figli e figliastri. Per quanto ci riguarda, noi avevamo chiesto assolutamente di non chiudere alle ore 18 come Regione Marche. La Giunta e il Presidente si stanno impegnando sia sui tavoli nazionali ma anche con le categorie a livello regionale per cercare di venire incontro alle varie esigenze e richieste. Ancora non avevamo superato la prima chiusura
e ci ritroviamo di nuovo nel delirio, nella confusione, nell'amarezza, nella difficoltà. E non solo noi, ma tutti i nostri utenti, dai più piccoli, noi siamo anche a scuola di danza, quindi dai più piccoli ai più grandi, c'è un senso di perdizione, nel senso come se avessimo perso proprio uno scopo. Io darei un ultimatum a Conte, una settimana lui ha dato l'ultimatum alle palestre, e dopodiché già voleva chiuderle e le ha chiuse, e io la nostra categoria dei lavoratori dello spettacolo, dei liberi professionisti, ma anche naturalmente dei ristoratori, deve dare un ultimatum a Conte di una settimana. Se non in questa settimana non c'è qualcosa di soddisfacente, che può essere un vero contributo, non un buono miseria, non un'elemosina, non i 600 euro che io ho visto a marzo e ad aprile, poi non ho visto più niente, 600 euro al mese, non ci paghi neanche un affitto, non ci paghi.